Buonasera. Buonasera con grande affetto e tanta riconoscenza a Dio che ci regala giornate fredde ma limpide, che ci fa assaggiare un attimino l'ebbrezza della neve, al Signore che ci conduce giorno dopo giorno verso le mete della speranza, come dice anche la nostra bella rubrica. Per cui ringrazio sempre la nostra emittente insieme la realtà della rubrica diocesana, la sorgente. Aggiungo un grazie a voi che mi ascoltate e chiedo al Signore di aiutarci in questa esperienza dove viviamo la realtà meravigliosa della Quaresima. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. La Quaresima è un momento importante, verifica, essenzializza, pone al cuore della vita la realtà dell'amore, segna uno sguardo più limpido, più puro, più gratuito. Raccoglie le speranze di chi è provato, perché Gesù stesso si fa anche lui provato come noi. Leggeremo la fine del Vangelo. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni tentato, circondato dalle fiere, con gli angeli che lo servono. Ecco, prima di entrare in questo grande dono della Quaresima, con tutti i suoi messaggi molteplici, mi piace portare alla vostra attenzione questo filmato. Raccoglie quello che abbiamo vissuto ieri, il primo giorno di Quaresima, con le ceneri donate nella zona davanti al reparto di rianimazione all'ospedale Cardarelli. Colgo l'occasione anche da qui per ringraziare questa struttura ospedaliera per tanti aspetti. Personalmente, accanto al grazie che ogni cittadino rende al suo ospedale, ai medici, agli infermieri, agli operatori, agli animatori della realtà religiosa, coloro che operano e che vivono in questa realtà e lavorano in essa con zelo e passione, anche nella realtà dirigenziale, voglio ringraziare personalmente, permettete che lo dica, perché da tanti anni, ogni 15-20 giorni, io chiedo a questa laboratorio analisi dell'ospedale l'analisi del mio sangue, perché voi lo sapete, io sono stato operato quasi 20 anni fa al cuore, con un'operazione a cuore aperto, mi è stata sostituita la valvola ovviamente essendo un vescovo, la valvola mitralica. Ebbene, io faccio ogni 15-20 giorni un'analisi attorno al coumadin, cioè la quantità di coumadin che c'è nel mio sangue. Ed è interessante perché in questo modo io posso sapere la mia salute. E devo dire grazie perché ogni volta che faccio questa analisi sul mio telefonino appare il risultato di tale analisi. Ecco, ringrazio della gentilezza anche ieri, 2,74, perfetta, veramente perfetta, questa collocazione, la fluidità del sangue, ovviamente diversa che da voi, è un momento importante perché io mi affido a questa struttura e voglio dire grazie, mi permetto di dirlo, anche perché tramite questo medicinale insidioso ma capace di salvarmi la vita, io vivo tranquillamente, vivo bene.
Benedico il Signore che mi ha restituito e ricamato il cuore, Dio che mi ha dato tramite la voce degli scienziati la possibilità di controllare il sangue e i medici, infermieri, laboratorio analisi. Grazie. Ecco perché proprio mi piace sentire che questa esperienza di celebrare la messa nel reparto di rianimazione in fondo è come dire fa o Signore che ogni esperienza di vita, anche quella più estrema, sia accompagnata dalla tua mano e che in ogni evento della vita ci sia sempre la divina provvidenza che ci accompagna. Siamo fragili, siamo cenere. Ecco perché chiedo alla regia, ecco qui vedete, questo piccolo mucchietto di cenere. Ieri la Chiesa ci ha educato, guardando questo mucchietto di cenere, a capire che realmente la vita è così, è fragile. È vero che siamo carichi di dignità, ma siamo anche segnati da tanta fragilità. Ecco perché non dimentichiamo mai questo monito. Ricordati che sei polvere e in polvere tornerai. Che la Chiesa rende più ampio, più profondo nell'invito che ci ha fatto mettendo le ceneri sul mio capo, sul capo vostro. Convertitevi e credete al Vangelo, lo sentiremo anche oggi. Ecco perché mi piace ora guardare questo filmato alla luce anche della cenere che abbiamo appena guardato e contemplato. Osservate questo filmato, è molto eloquente. È il filmato di questa liturgia fatta il giorno delle ceneri alle 8 di mattina, come vi accennavo, nell'avamposto, nell'atrio del reparto di rianimazione. Prego la regia di inviarci il filmato. Grazie. Grazie al Signore che anche quest'anno, all'inizio di questo periodo di santità e di grazia, qual è la Quaresima, dona a noi la gioia di ritrovarsi insieme. È una vera benedizione. Ringraziamo tantissimo i medici del reparto, specie il primario, dottor Flocco. Grazie a tutta la sua equip. Grazie alla direzione sanitaria che ci sostiene anche in questo momento. Ringrazio il Diacono Felice come incaricato anche della pastorale sanitaria. Un grazie vivissimo poi a Don Padre Giovanni come cappellano dell'ospedale. Con noi ci sono anche due sacerdoti, Don Giovanni, a cui la sua mamma ricoverata, e Don Davide che viene da Milano per un'antica amicizia con me e con alcuni medici. Sono molto grato a tutti voi, al coro, al ricordo di Don Giovanni. L'esperienza poi di questo momento, all'inizio della Quaresima, ci fa fare delle riflessioni di grande attualità.
La Quaresima è un tempo di essenzialità. Doni il Signore a ciascuno di noi, davanti al mistero della vita, dall'inizio alla fine, il rispetto di essa insieme, la perfezione di solidale attenzione, specie nei momenti più tribolati della vita, di cui la rianimazione è segno e presenza. Iniziamo perciò con un bel segno di croce, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Così dice il Signore, ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Fratelli, noi fungiamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare, per mezzo di Lui, giustizia di Dio. Lode e gloria a te, lode e gloria a te, luce del mattino, lode e gloria a te. Che grazie a tutti i medici, gli operatori sanitari che ci danno la grazia di recuperare la salute. E celebrare la messa, avete visto, su un lettino d'ospedale è una cosa estremamente singolare che ha un immenso messaggio, quasi come dire laddove il dolore umano è vissuto spesso in maniera anche eroica, lì viene il Signore a visitarci. Lì il Signore si fa pane che diventa corpo, si fa vino che diventa sangue suo, quel sangue che raccoglie il sangue che sempre nell'ospedale è vissuto tragicamente spesso. Ecco perché è una grazia cominciare così la Quaresima, perché questo luogo parla di essenzialità. Ci sentiamo tutti coinvolti, a tratti anche travolti dal mistero della vita. Ecco perché allora la realtà del Vangelo di oggi, di questa Quaresima, ci pone delle domande grandi. Perché viviamo? Perché soffriamo? Perché amiamo? Perché si muore? Le grandi domande della vita trovano in questo luogo, davanti alla rianimazione all'interno, al cuore dell'ospedale, tante provocazioni, tante sfide. A noi raccogliere queste domande. Il Papa ci aiuta con un messaggio molto diretto quest'anno e prende spunto da una immagine culturale efficacissima che viene da Dante stesso. Quando Dante descrive nel suo capolavoro l'inferno, pone a un certo punto il diavolo non in mezzo alle fiamme, ma pensate un po', il diavolo secondo Dante è seduto su un trono di ghiaccio, non in mezzo alle fiamme. Ed è un'immagine efficacissima, perché in fondo è vero. Quando è che noi restiamo sofferti? Quando c'è indifferenza, quando c'è gelo attorno a noi, quando c'è la freddezza, quando c'è l'indifferenza, quando c'è la solitudine. È il ghiaccio che ci fa male, perché ci rende soli. Ecco allora il messaggio che nasce. Cosa suggerisce il Papa? Noi dobbiamo passare, lo dice intorno
quasi giornalistico. Dobbiamo passare dal gelo delle relazioni spezzate allo zelo delle relazioni generosamente ricostruite. Provate a pensare quasi da slogan, diciamolo insieme dopo, dal gelo allo zelo, insieme, dal gelo allo zelo. Questo è il messaggio della Quaresima. Accogli con paterna bontà la preghiera del tuo popolo e benedici queste ceneri, questo popolo. Questi tuoi figli riceveranno ora l'austero simbolo delle ceneri. Fa che attraverso l'itinerario spirituale della Quaresima giungano completamente rinnovati a celebrare la Pasqua di Cristo tuo figlio, lui che è il Signore nostro, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Ecco, così comincia la Quaresima, così l'avete vissuta anche voi nelle vostre parrocchie, così l'ha vissuto il Papa Santa Sabina in Roma, così la vive ogni cuore quando, credendo, bussa a una chiesa il giorno del mercoledì delle ceneri e sente che queste ceneri, che ora noi vediamo inquadrate di nuovo, sono l'austero simbolo della Quaresima. Guardate queste due parole, austero, perché è così. Siamo fragili, siamo di passaggio. Ricordati che siamo polvere e in polvere torneremo. È un simbolo però efficace perché ci invita ad andare al di là del simbolo per raccogliere il senso della vita. E terzo elemento, la Quaresima è capace di dirci in maniera essenziale e vera, eloquente come sappiamo dire, questa realtà del cammino della vita. Ecco perché allora io voglio continuare questa riflessione che avete visto iniziata durante la liturgia che avete ora ascoltato e avete visto. La messa sul lettino è veramente eloquente, perché chi soffre sente che l'altare è il suo stesso letto. E quando il sacerdote la domenica mattina consegna l'ostia al ministro straordinario della comunione nella teca, come è stato insegnato anche al corso che stiamo facendo ogni primo lunedì del mese, questa teca contiene il corpo di Cristo e il ministro straordinario unisce, guardate il ponte, l'altare della Chiesa e l'altare del letto dove il malato soffre e spesso soffre da solo. Nel gelo dell'indifferenza, anche ieri, una delle testimonianze che abbiamo ascoltato di un malato di SLA, tremendamente provato, una malattia enormemente dura, ci ha fatto arrivare un appello: venitemi a trovare, non lasciatemi nell'indifferenza. Ed è un appello che io cercherò di raccogliere il più presto possibile. Già sono stato, ma dovrò tornare. E quante volte veramente questa esperienza di visitare gli ammalati, di portare il corpo di Cristo, di essere con loro, di sentire che quell'Eucaristia ha sull'altare il luogo della consacrazione e sul letto il luogo della attualizzazione, il luogo della testimonianza, il luogo in cui la passione diventa vera, viene, come potremmo dire, verificata.
nella concretezza del sangue di Cristo. Ebbene, aggiungo un'ultima parola riguardante questa messa che abbiamo vissuto. Finita la messa sono stato a visitare, ovviamente ben preparato, con tutti i camici che mi hanno dato per le precauzioni igieniche sanitarie, a visitare i luoghi dove vivono, dove soffrono. Sono una decina di ammalati in questo momento in rianimazione. Quanto dolore, quanta tragedia. Che si tratti di un uomo anziano o di una ragazza giovane, perché in questo momento ci sono entrambe le realtà, c'è una ragazza di 22 anni e un uomo di 80, vicini di letto, ma ugualmente difficile è capire il mistero del dolore. Ecco perché è importante, guardate, in Quaresima farsi prossimi. E ora capiamo anche quello che ci ha detto il Papa, l'ho anticipato, dal gelo allo zelo, perché il trono di ghiaccio su cui è seduto il diavolo, secondo la fantasia originalissima e geniale di Dante, ci dice vera quella frase del Vangelo Matteo 24, versetto 12. Per il dilagare dell'iniquità si raffredderà l'amore di molti. È il messaggio, lo slogan che il Papa ha lanciato. C'è il rischio anche oggi che il male che ci attorna, invece che spingerci al bene, rischi di raffreddare il nostro cuore, di crearci un cortocircuito dove l'indifferenza diventa la risposta negativa a un male già negativo. È come questo gelo che fa freddo attorno a noi. Ecco invece la consapevolezza di dire: fa, o Signore, che io non mi arrenda mai, che anche se sono chiamato a seminare su un suolo arido, anche nei giorni tristi io sappia essere vicino ai miei preti, vicino alla gente, vicino a chi soffre, sappia essere mite e insieme forte, come ieri ho sperimentato. Mite in alcuni momenti di pazienza, mite anche quando mi sono accorto di aver alzato la voce, di aver sbagliato nel tono, chiedo scusa alle persone colpite anche in questo momento che forse mi ascoltano, chiedo veramente di nuovo scusa. Però poi insieme, chiaro, ho detto un no secco ieri a una situazione particolare, perché ho detto questo sentiero è un sentiero iniquo, non percorrerlo, ti prego, ti inganna, ti frega. È il sentiero della morte. Certo, dovrai fare la strada lunga, sarà molto più complessa, molto più dura, ma sarà più sicura, più vera, più autentica, soprattutto sarà più benedetta da Dio. Mai scegliere le scorciatoie, mai, mai. Le scorciatoie portano sempre a farsi male, perché una scorciatoia è facilissimo scivolare e rompersi il femore, facilissimo. Ecco allora i tre rimedi che la Quaresima ci propone: preghiera, elemosina e digiuno. Nella preghiera il cuore si riaccende, la passione diventa vera, gli orizzonti si aprono, la contemplazione delle stelle si fa più nitida, il cuore si riscalda perché incontra il cuore stesso di Dio e sente l'abbraccio caldo di Dio come Padre. Questo è il cuore della preghiera. Senti veramente che nella preghiera Dio ti riscalda il cuore perché anche tu possa riscaldare
il cuore degli altri. L'elemosina libera la carità, libera e apre il cuore alla carità, libera dall'avidità che rende a sua volta cattivi, duri, indifferenti, egoisti, per cui tu passi davanti al povero e non te ne frega niente. È vero che sulla porta della chiesa c'è sempre qualche povero e talvolta ci stizziamo di questo. Capita a tutti, a me come a voi e a voi come a me. Però anche ieri davanti alla cattedrale non avevo nemmeno una monetina, ma avevo alcune caramelle che mi avevano regalate, le ho date a loro, perché ho capito che un sorriso. C'è una bella storiellina che mi piace raccontarvi, simile a quello che vi stavo dicendo. Su un ponte di Parigi, anni fa, c'era una solita vecchietta piegata e piagata che chiedeva tutti i giorni l'elemosina. Ormai era talmente stanca che allungava la mano ma nemmeno guardava chi passava. Si vedeva solo una mano tesa e un capo chino. Gli occhi suoi erano nascosti, non si vedevano. Un giorno chi poteva, chi desiderava, lasciava una monetina, chi invece passava rapido lanciava al massimo uno sguardo di compassione, altri un cuore di indifferenza. Ma un giorno una ragazza che aveva tutti i giorni la necessità di attraversare quel ponte intuì una cosa bella e disse: no, questa donna ha uno sguardo diverso dagli altri quando riesce ad alzare il viso. Ho pensato cosa devo portare e quel giorno, era un giorno di festa, portò una rosa bellissima. E quando la vecchietta tirò fuori la mano per chiedere l'elemosina, si vide in mano una rosa. Quella poverella alzò lo sguardo, gli occhi suoi divennero ancora più azzurri, si incendiarono d'amore, di riconoscenza, si portò la rosa, ne assaporò il profumo e se la strinse al petto a lungo. E si alzò, andò via, con uno sguardo di gioia infinita. Per diversi giorni non venne più a chiedere l'elemosina. E allora la gente si chiedeva, ma la nostra vecchietta in questi giorni di che cosa avrà vissuto? E un passante interpellato ebbe una risposta meravigliosa, celestiale, disse: avrà vissuta del profumo della rosa. Ecco, questa è la carità cristiana, non è solo la monetina, ma è il profumo della rosa. Cioè le cose che tu dai, le cose per cui vivi, le cose che fai, devono sentire che sciolgono il ghiaccio dell'indifferenza e il gelo dell'egoismo. Ecco, l'elemosina ha questo mirabile potere di liberare il tuo cuore dall'avidità, di essere capace di fare bene i tuoi compiti, di usare i tuoi soldini anche per la solidarietà vera, per creare un circuito di cooperazione, per far la spesa laddove i giovani hanno posto i loro prodotti. Quanto è bello quel cartello che una volta in una cooperativa trentina espose, vendendo i prodotti della Calabria, disse: questi prodotti costano un euro in più, ma è l'euro della solidarietà. Comprali, avrai un prodotto di qualità e avrai un cuore più grande nell'amore. Ecco, questo è l'elemosina di oggi. Non è solo l'elemosina fatta economia o fatta calcolo o stizza perché li vedi sempre,
che hanno l'idea di fregarti. No, senti che in quella mano c'è il profumo della rosa, che in quel prodotto c'è il prodotto della solidarietà, il gesto della solidarietà. Poi c'è il gesto del digiuno. Il digiuno essenzializza, ti fa capire che c'è sempre qualcosa che puoi rinunciare. O per dirla col Papa, nella enciclica Laudato Si, lui arriva a dire che la sobrietà ti aiuta a capire ciò che è autentico, ciò che è veramente vero, e che spesso meno vale di più. Lo ripeto, meno vale di più, perché tu un bacio lo gusti di più quando senti che sei triste, perché ti ravviva, che quando hai poche cose, quelle cose le gusti di più, quel pane si fa più buono, quel biscotto diventa autentico, quel profumo si fa vero. Non è la tavola imbandita di Ricco e Pulone che fa la gioia, ma è la verità delle cose, per cui tu, anche digiunando, sei felice. Anche digiunando sei nella gioia. Il digiuno disarma dalla violenza, ti rende essenziale, quella violenza che è sempre in agguato, dietro desideri mai completati, che ruba, scusate, che libera da quella sazietà vorace che spesso ci rende abbuffati e non sazi, ma veri, quando tu scopri che il poco diventa più grande delle tante cose che vorresti avere. Come la vivremo la Quaresima? Fatto questa premessa molto bella, dal gelo allo zelo, dal trono di ghiaccio alla Pasqua con il suo fuoco di incendio, il Papa ci propone due momenti. Uno è le 24 ore per il Signore, a questa io ho aggiunto un segno molto efficace ed è la Via Crucis per la città. Le forania hanno altre date, non ho il tempo di ripeterle. Però questo posso dirvi, in città a Campobasso vivremo il 2 di marzo alle ore 19:30 la Via Crucis, partendo dalla cattedrale, salendo a San Leonardo, poi scenderemo giù, attraverseremo la chiesa di Santa Maria della Croce, per poi arrivare adagio fino a San Antonio Abate, passando prima però in alcuni luoghi carichi di grandi drammi. In particolare ne segnalo tre. Alcune piazzette dove purtroppo c'è un grande uso dello spaccio e il sabato notte dello sballo. In una piazza abitava una donna che si è da poco uccisa. Nella piazza poco dopo c'è stato un omicidio. Un uomo a cui si voleva far pagare i conti in un regolamento iniquo fu talmente pestato da essere portato in ospedale ivi morire per i colpi ricevuti. È il primo omicidio, ve lo ripeto, il primo omicidio che io come vescovo vivo nel Molise, tranne quelli passionali, ma sono cose diverse. E il primo omicidio nella Locride era ben diverso, ce n'era uno quasi ogni mese, ogni due mesi. Qui invece il primo in 10 anni, guardate, sono rimasto colpitissimo. Sì, è passato sotto silenzio purtroppo, però un segnale sconcertante, suicidi, e non il primo questo. Omicidio, spaccio, realtà negative. Non è un'isola felice nemmeno il Molise, sia chiaro. Diverso da altre terre, ma non meno problematico, perché in Calabria un omicidio faceva chiasso, nel Molise
è fintamente nascosto, ma è tremendamente vero, perché le ragioni di quell'omicidio rimbalzano quotidianamente sul nostro orizzonte. Lo nascondi di giorno, torna di notte, perché un omicidio di punizione per un mancato pagamento di droga. Questo è il punto. E ora capiamo che ancora di più la comunità cristiana deve passare a pregare, a intercedere, a chiedere grazia e misericordia, a domandare solidarietà, a sentire che il Cristo morto e risorto viene a liberarci dalla paura, dall'indifferenza, dal finto torpore, da tutto quello che noi crediamo che noi siamo diversi. No, no. Siamo tutti profondamente segnati dal male. Differentemente a livello quantitativo forse, ma mai qualitativo. Perché il male fa sempre male. Ecco perché è importante veramente compiere anche questo gesto importantissimo del 9 di marzo, sempre venerdì, dove vivremo le 24 ore per il Signore. Dove le vivremo? E cosa sono? 24 ore vuol dire che c'è un'esperienza giorno e notte ininterrottamente di adorazione. Cominceremo alle ore 21 del giorno 9, che è venerdì, presso la chiesa di San Paolo. Grazie a Don Giovanni Diodati che ci accoglie e ci raccoglie. Concelebreremo insieme i presbiteri della città con me, loro vescovo, e anche i presbiteri della Forania o di altre zone della città che desiderano condividere con noi questo momento di benedizione e di grazia, perché poi ogni parrocchia può viverla come vuole questa esperienza. Io indico come la vivremo a livello di segno diocesano. Ore 21, messa tutti insieme. Poi l'adorazione tutta la notte in organizzato momento di successione. Una parrocchia dalle 2 alle 3, l'altra dalle 3 alle 4, dalle 4 alle 5, giù su, fino alle ore 18:30 del giorno successivo. Chiuderemo con una messa, io la sarà celebrata dal parroco, non da me, ma sentiremo che Cristo passa, che è adorato. Come è vero ancora una volta quell'idea del Corpus Domini, Cristo adorato e Cristo servito. Cristo adorato nella chiesa della Libera, o in questo caso nella chiesa di San Paolo, Cristo servito e pregato attraverso la Via Crucis nei luoghi dove il dolore passa e lascia un segno. Ecco, sono momenti molto belli. C'è poi un momento di carità. Allarghiamo gli orizzonti questa volta a un mondo lontano, dove opera però un bravo sacerdote di Trivento che ha grandissime amicizie anche nella nostra diocesi, nel Camerun. Lui a Manfe, così si chiama il luogo dove opera, vive e guida una piccola ma operosa e bella comunità cristiana, però tanto provata dalla miseria, dalla solitudine, dalle guerre, dagli omicidi, dalla realtà triste di un'Africa sempre inquieta. Che è avvenuto in quel luogo? Che per oltre 40 anni vi ha operato una ragazza di Oratino, una consacrata focolarina. Si chiamava Pia Fatica, Maria Pia Fatica. Era nata a Oratina ed è morta una quindicina di anni fa. Ha lasciato un segno meraviglioso dentro il tessuto di questa città. Là a Manfe il segno della sua carità, qui a Oratino il segno di esserne cittadini. Quest'estate, i primi di agosto, abbiamo inaugurato e benedetto una lapide che ne ricorda la missione in terra d'Africa. Lei è morta là e lì ha voluto essere sepolta, in un luogo umilissimo e semplice, ma carico di tanta emozione.
il cimitero di Manfe a questa tomba, che è una tomba di risurrezione, una terra missionaria dove lei ha lavorato e dove lei ha sofferto e donato la sua vita. Ecco, queste sono le cose importanti che volevo dirvi. Ora ve le riassumo. Il ghiaccio, dal gelo allo zelo, la preghiera che riscalda, la mano che rende generoso il tuo cuore, il digiuno che ti rende libero dal male, la Via Crucis del 2 di marzo, le 24 ore del 9, l'esperienza ardente delle missioni per tutta la Quaresima. Poi sarete voi a decidere come fare, se il salvadanaio lo volete portare al vostro parroco o direttamente all'ufficio missionario. Ecco, vorrei chiedere alla regia, per tagliare anche un po' l'aria prima di entrare nel Vangelo, di completare l'immagine che abbiamo vissuto prima dell'ospedale, perché attorno a quella liturgia ci sono state delle testimonianze simpatiche e vere, molto belle. Ascoltiamole, guardiamo con attenzione, è molto breve questo filmato, però è bello, perché c'è gente che dopo aver vissuto nella terapia intensiva si è ripresa benissimo. Questa ragazza che si chiama Chiara, la vedrete, con un bravissimo sorriso, e lei ci testimonierà che si può riprendere con pienezza la vita anche dopo un brutto incidente. Pensate, loro venivano da Caserta, erano venute a Castel Petroso, avevano fatto un ritiro e il parroco che le guidava questa macchina, nello scontro che ebbe vicino a Venafro, morì. Lei invece era rimasta viva, però feritissima, raccolta, portata al pronto soccorso e fu ricoverata in rianimazione da noi. Si è ripresa molto bene. Ascoltiamone la testimonianza con la luce del suo sorriso. Grazie. Adesso vorrei chiamare Chiara. Ah, eccola, Chiara, vieni a portarci un sorriso, vai. Lei, padre Giancarlo, prima parlava di ghiaccio e zelo. Chiara mi chiamava dottor di ghiaccio. Oddio. Salve a tutti. Io 4 anni fa sono stata ricoverata qui in rianimazione per a causa di un incidente che ho fatto a macchia di sernia, e quindi sono stata sotto l'ala sia del dottor Romeo che poi dopo, quando sono salita in neurochirurgia, della dottoressa Marellina. E sì, ancora adesso, quindi ogni anno vengo qui per loro, perché penso che loro mi abbiano salvata, grazie anche a Dio. E quindi diciamo che grazie sia a loro che agli altri dottori sono qua a portare questa testimonianza, quindi vi ringrazierò sempre. Brava. E adesso dopo il sorriso abbiamo i rimproveri, chiamo Guglielmina che ci legge un saluto di Antonio che è malato di SLA a casa. Non sono rimproveri, dottore, è una testimonianza di mio marito che purtroppo ha questa brutta malattia, e quindi siamo coinvolti tutti. Un grido. Due parole solo per il padre Giancarlo Brigantini, e naturalmente ci conosciamo, quindi mi conoscete bene, questo è tutto a nome di mio marito. E solo oggi mi rendo conto, dice Peppe, che le parole del Santo Padre Francesco sono vere nel definire tutti i malati carne di Cristo. Infatti noi ogni giorno, dopo aver perso la dignità di uomini, subiamo un'altra grande umiliazione, che è l'indifferenza. A volte no. Questo invece è per il dottor Flocco. Carissimo dottor Romeo, vorrei riportare la mia unica e umile esperienza nel reparto che lei professionalmente dirige.
L'esperienza nel reparto di rianimazione penso di non consigliarla a nessuno, ma penso anche che nessuno è immune da non poter provare la permanenza in questo reparto. Premesso ciò, la professionalità del vostro staff è ineccepibile, ma diverse lacune che si possono sicuramente colmare. Lacune che voi nella vostra quotidianità non riuscite a vedere e magari non ve ne rendete neppure conto. Sicuramente le colpe non sono vostre, ma dettate dalla superficiale ragionieristica del sistema sanitario. Per quanto riguarda un malato di SLA, le sue facoltà cognitive sono al top e tali rimarranno fino a quando avrà vita. Ma per sua disgrazia non si può muovere, quindi dovrebbe essere girato per evitare piaghe da decubito. Non può parlare, quindi non potendo esternare quelle cose che sono le sue necessità, ci dovrebbero essere degli strumenti giusti, come un comunicatore o una lavagna alfanumerica, per la loro comprensione. Queste cose, che per molti di noi sono normali, per noi sono drammatiche. Noi, devo io. Avete mai immaginato per un solo attimo la probabilità di rimanere per il resto della vostra vita in un letto, senza potervi muovere, senza poter comunicare con la propria moglie o i propri figli, o confessare i propri peccati ad un sacerdote che, poverino, si ritrova senza argomenti per giustificare il perché è capitato questo? Quello che si potrebbe fare è semplice: rete e collaborazione, non astio tra reparto e reparto o tra colleghi. Il reparto servirebbero almeno le figure di uno psicologo e di un fisioterapista. Sono cose già chieste in direzione sanitaria, ma credo che sia passato tutto in cavalleria perché qualcuno pensa che sia dispendioso ed inutile. Non voglio aggiungere altro per quello che concerne la SLA, perché il discorso è lungo e la sede non è appropriata per affrontare questi discorsi. Quindi vi faccio i migliori auguri per tutto e vi ringrazio perché per me siete stati unici. Grazie. Io, comunque, scherzi a parte, allora io non ho da aggiungere molto a quello che ho detto all'inizio. C'erano però poche persone, e cioè che l'iniziativa è nata intorno all'Associazione Cattolica Operatori Sanitari, padre Giancarlo lo sa, che è un'associazione aperta a tutti gli operatori sanitari, la cui sezione regionale ancora quest'anno presiedo, ed è intitolata a Don Giovanni Battista. Ci tenevo a dirlo quest'anno, all'ottava edizione, perché la scelta del nome di Don Giovanni Battista è legata proprio alla sua vicinanza, prossimità e al suo aver avuto cura, creando a Campobasso alcune strutture importanti, a partire dal consultorio diocesano, nato addirittura prima del consultorio pubblico, delle case famiglia, dell'Unitalsi, dell'Opera San Vincenzo. Quindi oltre ad essere parroco, il sacerdote è stato in grado di avvicinare la sofferenza e i sofferenti in molte forme, e veramente con una grande testimonianza, direi, di santità. La nostra attività non è un'attività fatta di uomini e donne verso altri uomini e donne, è un'attività di servizi. Come ci poniamo nei confronti di coloro i quali noi accettiamo, risulta fondamentale l'accettabilità delle cure e anche il percorso di cura. Noi dobbiamo cercare praticamente, prima ancora di essere dipendenti, dobbiamo cercare di essere prima di tutto uomini e donne che si rivolgono ad altri uomini e donne. Ecco, una testimonianza, anzi più testimonianze, molto profonde, specie la moglie del nostro fratello colpito di SLA, con la sua intensa drammaticità. In fondo cosa ha chiesto? Più prossimità, più vicinanza, più condivisione, più collaborazione. Ha chiesto quell'alleanza di cui parlerà la seconda lettura, anzi la prima e la seconda lettura, di domenica prossima, quando Dio vorrebbe uccidere e distruggere l'umanità,
ma ha pietà, salva un gruppo di persone dentro l'arca e l'arca, liberata dalla paura, manda la colomba e tramite la colomba nasce un arcobaleno, un legame, un arco tra cielo e terra, un ponte tra Dio e l'uomo. L'arca dell'alleanza è il segno dell'esperienza di un Dio che ci ama e ci ama anche nel deserto, come Gesù. È vero che lo spinge lo spirito nel deserto, ma lo fa proprio perché anche lui senta le nostre paure, le fiere, le bestie selvatiche, le tentazioni, il pungolo della carne, l'esperienza tragica del deserto. Ma è così che anche noi sentiamo Dio vicino, proprio perché anche lui ha provato, come noi, cosa vuol dire lacrime e pianto. E anche lui ha lanciato all'uomo di ogni tempo quel monito: convertitevi e credete al Vangelo. L'abbiamo risentito davanti alle ceneri ed ecco che proprio con l'immagine delle ceneri, se la regia è possibile fare, noi vorremmo chiudere questa meravigliosa esperienza di trasmissione. Dio conceda veramente a noi di sentire che anche nelle ceneri, che anche dalle ceneri è possibile risalire verso il mistero della risurrezione. Perché è vero che siamo ceneri, lo dice questa esperienza, ma qui è la nostra umanità fragile. Da questa umanità Cristo sarà capace di trasformarci in essere viventi, risorti per amore e con la forza dello Spirito Santo. Quello Spirito che ha spinto Gesù nel deserto spingerà anche noi a ricostruire l'alleanza della solidarietà e a portare nel mondo la pace, come ci invita a fare la lettera di Pietro. Poter veramente annunziare a tutti, alle anime imprigioniere, la forza della risurrezione di Gesù, che è la destra del Padre, salito al cielo, perché ha ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze. Grazie, buona serata a tutti e buona Quaresima. Grazie. Thank you.